Ciao da Filo, ben ritrovati. Oggi vi parlo dei pronomi indiretti. I pronomi indiretti si usano quando il verbo è seguito dalla preposizione a o per e dall'oggetto dell'azione. Si chiamano perciò pronomi complemento indiretto e rispondono alle domande. A o per chi? A o per che cosa? Si distinguono in due forme, forma debole e sono mi, ti, gli, le o le per il formale, ci, vi, loro o nel parlato gli. Forma forte. A per me, A per te, A per lui, A per lei o lei per il formale, A per noi, A per voi, A per loro o solo loro. Ho scritto un'email a John. Le ho scritto un'email. Ho scritto un'email a lei. Ho comprato un regalo per mio marito. Gli ho comprato un regalo. Ho comprato un regalo per lui. Hanno offerto il pranzo a me e Rosita. Ci hanno offerto il pranzo. Hanno offerto il pranzo a noi. I pronomi di forma debole generalmente si trovano prima del verbo. Nelle frasi negative, invece, si trovano tra il non e il verbo. Ad esempio, non mi piace. Si possono usare prima o dopo il verbo se è all'infinito, al gerundio o all'imperativo. Cosa volevi dirmi? O cosa mi volevi dire? Stavamo parlandoci. Ci stavamo parlando. I pronomi di forma forte generalmente seguono il verbo. E si usano quando si vuole dare enfasi a uno o più oggetti nella frase. Ho preparato una torta per te. Stavo proprio scrivendo loro un'email. Ha detto la verità a noi. Quindi, per riassumere, quando in una frase abbiamo il verbo, la preposizione a o per e l'oggetto dell'azione, usiamo i pronomi indiretti. Di forma debole, mi, ti, gli, le o le per il formale, ci, vi, loro o gli nel parlato. Di forma forte, a o per me, a per te, a per lui, a per lei o lei per il formale, a per noi, a per voi, a per loro o solo loro. È arrivato il momento di salutarvi. Se volete guardare il video sui pronomi diretti, cliccate sul link qui sopra. Spero che questa lezione sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Vi ringrazio, un abbraccio, ciao!